Signora consigliere, prendete posto perché lascio la parola al direttore dell'appello. Grazie.
diciamo, messo in piedi una volontà, una forza politica chiara, cercando appunto di venire a risolvere, cercando di spostare, di interrompere quelle che sono, no? Ovviamente le questioni che erano in piedi, per far ripartire un anno zero, finalmente un anno zero. E se queste sono le premesse, e se questo è, diciamo, il risultato, noi siamo ben contenti come consiglio di ratificare questo atto, anzi di darvi gli auguri di un inizio, quindi un anno zero, quindi di una giovinezza, diciamo, positiva nel ripartire, sperando di essere partner, quindi anche, come si dice, collaborativi con l'istituzione, perché state qui dentro e non vi potete esimere di esserci amici, tra virgolette, neanche di consigli e delle varie situazioni che voi conoscete, quindi come un'opportunità più. Va bene, quindi siamo contenti, Fratelli d'Italia, dare il benvenuto a questo atto e a voi.
guarda, allora io ripeto, perché mi rendo conto che c'è confusione oggi in aula, quindi è difficile seguire. Sì, io vorrei che i consiglieri entrassero, perché altrimenti non li facciamo neanche votare, perché sì, è veramente difficile la conversazione allo stesso momento in quest'aula rimbomba tutto. Allora, io stavo dicendo, non c'è un parere su questa delibera, se siamo favorevoli ad approvarla, quale parere intendiamo intanto mettere se favorevole o contrario? Quindi avevo chiesto quanti erano i favorevoli, che avevano parere favorevole, ho fatto alzare le mani, tutto qui, e le rifacciamo alzare, parere favorevole per la delibera? Ok, quindi intanto possiamo scrivere favorevole sulla delibera. E a questo punto, dichiarazioni di voto sulla delibera con espressione favorevole? Non ne vedo. Andiamo direttamente in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Se vengono utilizzate, se vengono, diciamo, dati
Lega, abbiamo pensato che poteva essere utile in qualche modo che una volta all'anno si potesse fare un incontro che andasse oltre a quello di spiegare come funziona la mensa, ma andare un po' oltre, andare a toccare temi come un po' più delicati, come riguardo le diete, riguardo diciamo, la cultura alimentare, le buone pratiche, eccetera, anche cercando di sviluppare una
anche al contestuale coinvolgimento sia di aspetti sostanziali sia di processi formativi e gestionali, riguardando la proposta progettuale per le sue specificità tecniche, la qualità dell'architettura, le fasi di tempi di attuazione delle opere, di gestione delle attività e le modalità di finanziamento. I principi ordinatori alla base del programma internazionale Rimbalzi li hanno ispirato i presupposti del programma Rimbalzi Roma, presentato alla sindaca di concerto con l'assessorato urbanistica e l'assessorato al patrimonio e alle politiche abitative, finalizzata all'individuazione di compendio singoli immobili ove avviare intervento
la possibilità di attaccarci quella fase di partecipazione che quel, per esempio quel bando fatto veramente molto bene prevede o prevederebbe. Cioè, che ne so, faccio un esempio, l'immobile di via Segunto, proprietà dell'ADER. Ma diciamo, mi immagino una cosa così piuttosto che la succursale che sta nell'ex, che sta, no? La succursale, diciamo, l'ex, la succursale dell'ex, cioè, nel senso, mi sembrerebbe una scala un pochino più elevata. Non so, ce ne sono talmente tante, diciamo, volendo, in cui si potrebbero mettere insieme gli stakeholders della pubblica amministrazione che ci abbiamo qui a disposizione, si potrebbe fare un lavoro di questo genere. Quindi, per quanto io ritengo veramente uno strumento efficace, giusto e anche all'altezza della capitale d'Italia, purtroppo mi sembra che l'amministrazione non abbia, questo un po', diciamo, la critica che emerge in quella discussione che mi sento anche di rappresentare qui, è un po' come se l'amministrazione non si fosse però presentata all'appuntamento in modo adeguato, appunto su fuori scala, fuori un po' dagli standard previsti, perché se poi andiamo a vedere i progetti, anche il progetto da quinto scorso, nella scorsa triennalità, è un progetto che va veramente al recupero di zone industriali e con un settore, un segmento specifico di livello urbanistico molto elevato, e quindi è ovvio che è un'opportunità per tutta la città. Peccato, secondo me, perché questa poteva essere veramente un'opportunità, non solo, diciamo, mettere assieme tre segmenti che ci sono sul nostro municipio, su cui tra l'altro dovrebbe intervenire un intervento di variazione d'uso urbanistico, ma è ovvio che poteva essere ulteriormente usato, magari andando a fare un'operazione unica che però guardava quell'interesse specifico e metteva insieme quegli interessi che ci sono sul nostro municipio e che avrebbero contribuito non solo alla partecipazione attiva della cittadinanza, dei residenti, ma appunto anche delle persone che, degli stakeholders e degli interessi specifici che avrebbero potuto avanzare una proposta adeguata al livello del bando a cui faceva riferimento lo stesso Presidente. Quindi a buona la prima, però peccato che, diciamo, potevamo dare di più. Grazie. Altri interventi? Vuole finale? Sì. Quella che mi viene riportata come osservazione, che mi dice che è ultima, appunto,
stesso motivo per l'Italia non vuole darvi la botta, diciamo, finale, ma sì, basterà, perché non si è capito quello che doveva essere questo strumento, ok? Non dico tutta la parte, perché fa comodo praticamente dire certi posti, non dico tutta l'altra, però quindi nell'incertezza noi, come si dice, oltre all'Italia non abbiamo percepito il modus operativo di come si è avvicinati Roma e i municipi, si sono avvicinati a questo strumento. Quindi ci astengono. Altre dichiarazioni? Volevo tranquillizzare il consigliere Giuliano che non c'era un riferimento specifico per qualcosa. No, perché guarda, se non fosse stato, se non fosse stato per... No, non è, c'è da ridere, sai, perché io faccio soltanto una cosa che ti dicono sempre, non c'ho fatto, quindi per questo io penso che se non fosse entrato nel concordato non ne avremmo tantissimi altri, visto che potevano ricadere, esattamente, la conversazione andava avanti per parecchio, facciamo l'intenzione, pertanto, il mio riferimento a quel segmento specifico, a quel mobile specifico, ma ne potrei citare altri, perché questo è un territorio che invece, tra l'altro, ha tanto e ha tanto nelle forme che sono indicate proprio in quel bando, quindi proprio per questo che penso che c'è un taglio sbagliato. Ripeto, è ovvio che è stata fatta una scelta che tiene un baricentro dentro un municipio, è anche complicato, ma è ovvio che quelle scelte hanno poi una valenza, un peso specifico, il peso specifico pesa poco, perché purtroppo, però, su quella piattaforma andranno tutte le proposte, quindi è ovvio che ci sarà poi una valutazione successiva. E quindi per le ragioni che ho detto, ma non perché ci fosse, diciamo, era per dare l'idea del percorso che immaginavo, diciamo, dentro e leggendo quel bando, che il Comune di Roma si doveva prestare a fare, coadiuvando o mettendo insieme le proposte dei municipi, non chiedendo ai municipi che c'è da voi, quindi lasci da fuori un elenco in cui si dovrà fare, poi si manda. Non credo che sia questo, diciamo, quello che serve alla città di Roma, e quello che chiede una specifica quando è per questa ragione che il Partito Democratico abbiamo apprezzato lo strumento, però diciamo con le valutazioni che abbiamo dato non possiamo votare favorevolmente e pertanto ci asterremo. Altre dichiarazioni? Sì, consigliere Sotti. Volevo evidenziare che questa... Arrivederci. Inizio. Questa delibera era messa in esenza da tutte le famiglie le quante le donazioni urbanistiche rispetto a tre aree. Sembra poco rispetto a quanto si è fatto nel passato. La stessa area di via Tommaso Cortina per 18-22 nella vecchia Dani, che è un rudere, quindi proporre questa variazione urbanistica per la formulazione di nuove norme tecniche di attuazione definite appositamente per questo immobile, è la stessa cosa per l'ex Filanda, la stessa cosa per la succursale Hertz, cioè mi sembra un buon inizio per fare qualcosa di concreto, di molto concreto, non è la fine, e non si può mettere tutto quanto, soprattutto non si possono mettere, senz'altro, se qualcuno mi ascolta sarei anche piacevolmente sorpreso, sì, soprattutto non si possono mettere cose, sì, il consigliere Rinaldi ha citato la cartiera, impropriamente, che è dell'ente nazionale, c'è la rosa e carta, di cui ci stiamo interessando perché risiede nel nostro, ma si tratta di patrimonio non disponibile, non è disponibile per il Comune di Roma, e neanche per i fatti, non si può. Ma cos'è l'agenda? Vediamo che se vogliamo fare. Andiamo avanti, dai. Si possono fare per il genere urbanistico, è un patrimonio di
votazione? No, allora, votazione. Brava lì. Contrari. Astenuti. Perfetto. Sì, 13 voti favorevoli e 5 astenuti, viene quindi approvato, viene approvata la speciale parere. Il consiglio che ho da qui sono le 15.37, io lascerei la parola ai signori che volevano intervenire. Certo. Grazie. Io ringrazio la dottoressa e la commissione di Sazzeboli che mi ha concesso la parola. Ringrazio tutto qui, tutti i deputati, i deputati, saranno tutti i deputati, speriamo. Tutto il consiglio che sta qui, vi ringrazio per avermi dato la parola, vorrei che ci facessero il regalo per Natale, le chiavi e il riscaldamento, che sia la corrente intorno a 5 giorni che manca. Questo sono fuori dal consiglio, quindi possiamo intervenire anche tranquillamente. Fate parte, come parte, come parte del consiglio. Se manca il tempo, non abbiamo le chiavi da accedere alla cameretta dove c'è tutto il reattore elettrico. Quindi se abbiamo anche dei problemini, ma quelli verranno in seguito, adesso non vogliamo fare altri problemi. Ok, allora appunto ci sono spiegato, perché a causa di, cioè diciamo, scattare l'allarme antincendio, c'è stata un'interruzione di corrente e quindi il camera che programma gli scattamenti si è interrotto, e di conseguenza gli scattamenti. Appena ci hanno comunicato in commissione, noi abbiamo comunicato l'ufficio tecnico, oggi la parola di battuto anche a direttore del municipio, che vanno in intervenire al più presto per ripristinare gli scattamenti. Allora ci ha assicurato che nonostante diciamo l'intemperie, quindi la necessità di occupare l'ufficio tecnico, gli interventi sulle scuole, sulle strade, eccetera, è appena possibile, nel più breve tempo possibile fare un intervento su questa cosa. Per il discorso delle chiavi, come vi spiegavo, adesso abbiamo appena approvato l'immediata eseguibilità della delibera, l'esempio di come si sbaglia, l'ufficio consiglio trasmetterà la votazione della proposta di delibera al direttore dell'area socioeducativa. E solo dal momento in poi potremmo convocarvi per consegnare ufficialmente le chiavi. Sì, però per consegnare l'ufficio dell'ufficio della socioeducativa. Quindi la cortesia che noi possiamo chiedere in estremis all'ufficio consiglio è che tra oggi e domani comunichiamo insomma l'esito della votazione. Come cortesia, perché ovviamente non so qui, ma anche di tante altre cose. Però ecco, se si riuscisse a formulare la prova della delibera da parte del consiglio, visto che c'è l'immediata eseguibilità tra oggi e domani, addirittura orari, questo